Buongiorno consiglieri, seduta di consiglio dell'8 marzo 2021, sono le 9:47. Proseguiamo con l'appello. Teresi? Assente. Aiello? Presente. Altadonna? Presente. Cavaliere? Presente. Di Gesù? Presente. Figuccia? Presente. Losardo? Losardo, il microfono. Forse. Assente. Lucido? Presente. Palazzo? Presente. Ok. Io presente. Sì, forse c'è stato un altro. Losardo, Vero, io presente. presente, vero. Sì, segnato. È stabile. Presente, Piero. Nove presenti, un assente. Grazie segretario, visto il numero legale la seduta è aperta. Buongiorno consiglieri. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Esordisco dicendo e facendo gli auguri a tutte le donne. Grazie. Io mi associo, scusate poco fa. Grazie, grazie a tutti. Auguroni di cuore veramente. E speriamo che non si sentono più brutte cose. Grazie a tutti per gli auguri. Speriamo. Un'altra donna, un altro sei una donna, ti senti una donna, ma dentro uno si può sentire quello che allora, vuole, hai ragione. Salvo, non è un male, Salvo. Va bene, Non ti consigliere. preoccupare. Andiamo avanti con Ti i puoi lavori. confidare con noi. Consigliere stabile, grazie. Andiamo avanti con i lavori. Ci sono interventi sulle comunicazioni? Posto, presidente. Ne ha facoltà, consigliera di Gesù. A maggior ragione che lei è Grazie. donna e oggi le donne hanno tutte le priorità immaginabili possibili. Grazie Presidente, troppo gentile. Una domanda, una cittadina ha fatto richiesta per i buoni spesa al comune, ma non li riceve dal mese di dicembre. Lei ha qualche notizia in più sul perché non vengono erogati questi buoni? Consigliere di Gesù, è la stessa domanda che ho fatto io qualche giorno fa al Presidente e non mi ha saputo rispondere, non aveva notizie in merito. Ed è una domanda che anch'io ho bisogno di avere notizie certe per poter dare qualche risposta a qualche cittadina che, devo dire, ad oggi ancora è in attesa per lo stesso problema. Però mi riassicuro che dal momento in cui chiuderemo i lavori d'aula, anch'io farò qualche telefonata perché dovrò dare qualche risposta e se avrò qualche notizia le manderò un messaggio in privato per poter rispondere alla persona di cui lei giustamente ha il contatto e poi lo comunicherò in aula domani per la notizia che ho. Ok, grazie. Mi segnalano che è praticamente Grazie dal mese di dicembre, dicembre, gennaio e febbraio non hanno percepito nulla. a lei. Sì, Grazie, infatti. Presidente. Grazie a lei, consigliera di Gesù. Presidente, posso? Consigliere Altadonna, ne ha facoltà. Volevo informare il Consiglio che questa mattina sono stato allertato rispetto alla situazione di Via Crociferi. È successo un fatto molto grave. Gli ingombranti hanno formato sostanzialmente una barricata davanti al cancello d'ingresso e i bambini oggi hanno dovuto scavalcare gli ingombranti per entrare a scuola. C'è stato l'intervento di un giornale, non so quale. In giornata vi informerò di questa cosa perché attendiamo a giorni ormai appunto la soluzione, speriamo definitiva, visto l'impegno preso dall'assessore del decoro urbano, nonché vice sindaco. Sappiamo che stanno lavorando, l'amministrazione sta lavorando in questi giorni per organizzare appunto l'intervento definitivo. Volevo soltanto sottolineare che dobbiamo dire ai cittadini sempre di più, comunicarlo, che il problema appunto non si risolve con le telecamere, non si risolve perché là in Via Crociferi le telecamere sono state installate come anche noi avevamo richiesto. Le multe sono state elevate,
ma comunque rimane una situazione molto, molto grave. E quindi vi aggiornerò nelle prossime ore, cercherò di sentire anche il vice sindaco per velocizzare questo intervento. Per quanto riguarda invece, lo dico perché è successo pure a me, consigliere Di Gesù, di una cittadina che non riceveva il buono spesa, ha scritto alla mail che ci diede l'assessore Mattina l'altra volta quando è venuto in consiglio, e in quel caso, però non conosco il caso specifico di cui parla lei, in quel caso era un problema di, appunto, documentazione, di verifica della documentazione, e poi è stato sbloccato. Però inviando la richiesta di verifica alla mail si ha risposta normalmente in non più di 48 ore. Ho concluso, Presidente. Grazie, consigliere Altadonna. Io voglio suggerire un consiglio, consigliere Altadonna. Se, siccome questa amministrazione ha deciso che il problema sulle periferie lo devono affrontare i parroci, e così è stato in queste settimane, abbiamo visto quello che è accaduto nel territorio di Borgonovo, che tutti i parroci hanno convocato i presidenti delle partecipate, l'assessore Giambrone, l'assessore di competenza Marino e così via. E devo dire che grazie ai parroci che hanno sostituito il ruolo dei consigli di circoscrizione e dei presidenti, devo dire che un po' di pulizia si verifica nei territori nostri, parlo, che ci appartengono. Per cui il suggerimento che le do e che l'amministrazione ha scelto è quello di andare dal parroco del territorio e dire: guarda, organizza cosa hanno fatto alla Quinta i parroci, che l'amministrazione, più che magari interviene sull'istanza fatta dai parroci e non magari fatta dai consiglieri o dai presidenti. E meno male, domanda che mi pongo, e meno male che le 8 circoscrizioni sono tutte governate da questa amministrazione, meno male. Presidente, accolgo il suo suggerimento, anche se vorrei continuare a farlo, diciamo, di presenza io insieme ai cittadini del territorio, come stiamo facendo in via Crociferi. So che forse è più veloce la soluzione che ha indicato lei e che i parroci hanno indicato, però io vorrei continuare a dare un senso al mio mandato e, oltre a fare note, continuo a essere presente ogni mattina su questo sito. Certo, forse non si risolverà, forse risolverò solo il problema di un solo sito a Palermo, però abbiamo stabilito un metodo, e il metodo è quello della condivisione e della creazione di comunità, Presidente. Io lo capisco che non ho il potere come i parroci di dispensare, come si dice, assoluzioni, né di minacciare, come si dice, radiazioni dal mondo della Chiesa, però voglio continuare a farlo con quei poteri che non abbiamo insieme ai cittadini. Grazie. No, ma infatti io concordo con lei, e nulla in contrario ai parroci, anzi l'invito, visto che la soluzione è questa per l'amministrazione, l'invito a organizzarvi periodicamente questi incontri fra parroci e l'amministrazione. Il problema è un altro, che questa amministrazione continua a offendere le istituzioni dei territori, questo soltanto è il problema. Grazie, consigliere Altadonna, nel suo intervento. Ci sono altri interventi? Posso, Presidente? Prego, ne ha facoltà, consigliere Palazzo. Grazie, Presidente. Allora, Presidente, io oggi non avrei toccato questo tasto, ma avrei aspettato il giorno 17, che a quanto pare nella conferenza di servizio dovrebbero esserci presenti sia il vice sindaco, i presidenti delle partecipate, e a quanto pare ci sono anche le forze dell'ordine e i parroci. Io questa notizia l'ho appresa da un post fatto da Padre Francesco della Chiesa Santa Cristina, che il giorno 17 ci sarà una conferenza di servizio. Quindi o noi siamo stati invitati in questa conferenza che avevano organizzato, o che i presidenti, voglio pensare male, che il presidente delle partecipate non verranno nella nostra conferenza. Quindi attendo il giorno 17 per dire la mia
e già mi prenoto da oggi, vorrei essere il primo ad essere ascoltato. Quindi grazie Presidente, dico, a quanto pare, se lei ha notizie di questa conferenza di servizio, se ci sono pure i parroci e le forze dell'ordine. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Palazzo, no, io non ho notizie, ma mi attiverò anch'io col Presidente per capire quali sono, qual è l'andazzo del lavoro il giorno 17 e chi Presidente, sono e chi sarà cosa, presente. L'ultima cosa, sì, prego. Dico ringrazio, questo è il terzo giorno che ringrazio i parroci per il risultato ottenuto in questi giorni, visto che Piazza Santa Cristina è stata attenzionata da parte delle forze dell'ordine e non solo, perché il quartiere in toto è stato, diciamo, controllato dalle forze dell'ordine, però di giorno, di notte, succede quello che succede. Quindi io direi di fare il controllo sia di giorno che di notte, perché controllare a metà non serve a nulla. Quindi Piazza Santa Cristina è stata attenzionata, a quanto pare ci sono state fisse due pattuglie, non so se era polizia, carabiniero, vigili urbani, in borghese, che presidia il sito, ma erano molto riconoscibili, quindi nessuno sicuramente ha scaricato ingombranti. Quindi direi di comunicare alle forze dell'ordine che sia fatto anche il controllo di notte, non solo di giorno. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Palazzo. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi sulle comunicazioni? Considerato che non ci sono altri interventi sulle comunicazioni, chiudo la discussione generale sulle comunicazioni, nomino i scrutatori, di cui la consigliera Cavaliere, la consigliera Di Gesù e il consigliere Palazzo. Chi è contrario, chi si astiene? Approvata all'unanimità. Invito il segretario a mettere in profetto l'ordine del giorno e si dice qual è il punto all'ordine dei lavori. Presidente, mi scusi, su ordine dei lavori. Sì, prego, ci dovrebbe essere un'integrazione urgente all'ordine del giorno e il punto 2 dovrebbe essere una mia mozione. Chiedo il prelievo. Chiede lei il prelievo del punto 2? Sì, dell'ultima integrazione urgente all'ordine del giorno. Perfetto. Dovrebbe essere una mia mozione, non ricordo il punto, il numero preciso, credo il punto 2. Allora, intanto vediamo qual è l'integrazione. Allora, segretario, mi dà notizie in merito all'integrazione all'ordine del giorno? Allora, buongiorno consiglieri. Buongiorno presidente. Buongiorno. Buongiorno, scusate il ritardo, ho avuto un problemini. Allora integrazione urgente all'ordine del giorno. Allora, che facciamo? Proseguiamo. Presidente Zanesi, buongiorno. Buongiorno Stabile, ti ho dovuto chiudere, non potevo rispondere. Vabbè, l'avevi capito che ti avevo chiamato per entrare. Allora, dove eravamo arrivati? Che stavamo facendo? Allora, stavo presentando l'integrazione all'ordine del giorno del 5 marzo, perché la consigliera Cavaliere e la consigliera Di Gesù ha chiesto il prelievo del punto 2. Sarebbe una mozione con oggetto installazione di un impianto di illuminazione pubblica nella villetta sita tra Piazza San Tommaso d'Aquino e Via Filippo d'Agrigento. Sì, è già stato prelevato il punto? No, Presidente, no. Ho nominato i scrutatori, ma ancora il prelevo del punto non era stato prelevato. Perfetto, ok. Allora, metto in votazione il prelevo del punto 2 all'ordine del giorno. Qualcuno è contrario? Ma è urgente questa integrazione? Integrazione urgente, sì. Vabbè.
Allora, qualcuno si astiene? Approvato il prelievo del punto 2, ne diamo lettura. E allora, ok. Installazione di un impianto di illuminazione pubblica nella villetta sita tra piazza San Tommaso d'Aquino e via Filino d'Agrigento. Premesso che l'illuminazione pubblica è una delle principali voci della spesa energetica dei comuni italiani, ma è anche uno dei campi in cui politiche per l'efficienza e interventi di riqualificazione degli impianti possono generare maggiori risparmi. Appurato che oggi è possibile ridurre i consumi energetici e nel contempo le emissioni di gas serra attraverso nuove soluzioni tecnologiche attente all'ambiente, come la tecnologia LED, che consentono di ricavare dei notevoli risparmi sui conti pubblici. Accertato che, inoltre, la percentuale dell'illuminazione emessa dai dispositivi LED risulta essere solitamente dell'80%, maggiore rispetto alle illuminazioni tradizionali che utilizzano lampade a vapore di mercurio ormai in disuso, la cui percentuale è del 50% approssimativamente. Preso atto che la villetta comunale sita tra piazza San Tommaso d'Aquino e via Filino d'Agrigento appare totalmente sprovvista di pali dell'illuminazione pubblica, accertato che la villetta è frequentata dai residenti che portano i propri figli e i propri animali domestici a passeggiare anche in tarda serata e nei pomeriggi invernali. Considerato che la mancanza di illuminazione favorisce la microcriminalità e genera notevoli rischi per la sicurezza dei residenti, accertato che i residenti hanno manifestato in più occasioni la voglia di rendere la zona di Villa Turrisi un luogo migliore e che proprio sabato 27 febbraio 2021, in occasione di un presidio organizzato dall'Osservatorio della città di Palermo, i residenti hanno partecipato attivamente anche piantumando alberi proprio nella villetta in oggetto. Risaputo che le aree verdi vanno tutelate in quanto sono elementi che rendono vivo il sistema urbano e lo mettono in sana relazione con i suoi abitanti, si chiede a questo consiglio di deliberare affinché gli uffici competenti provvedano ad installare un nuovo impianto di illuminazione dotato di apparecchiatura LED e che preveda l'utilizzo di soluzioni tecnologiche in linea con la strategia della Smart City, con pali intelligenti abilitati Wi-Fi, videosorveglianza, sistemi per il monitoraggio ambientale. Perfetto, do la parola alla proponente. Sì, grazie Presidente. Allora, questa mozione nasce proprio dalla richiesta di molti residenti della zona di Villa Turrisi. Come esplicitato nella mozione, il 27 febbraio si è tenuto proprio in questa villetta un presidio organizzato dall'Osservatorio della città di Palermo, dove sono affrontati diversi temi, tra questi il parco di Villa Turrisi, la Greenway, si sono piantati diversi alberi e i residenti durante la mattinata si sono attivati per ripulire l'intera villetta. Penso che ascoltare le richieste dei cittadini sia doveroso e che noi dobbiamo fare il massimo, diciamo, per rendere i quartieri che rappresentiamo migliori e garantire ai cittadini principalmente la sicurezza. La villetta in questione, quindi quella tra piazza San Tommaso d'Aquino e via Filino d'Agrigento, è da sempre sprovvista di pali di illuminazione pubblica e questo causa notevole disagio a chi magari porta i bambini a giocare al parco o a chi magari passeggia i propri animali domestici. Ovviamente, lo sappiamo benissimo, il buio favorisce la microcriminalità. Ecco perché ho richiesto l'installazione di un impianto di illuminazione smart dotato di appunto apparecchiatura LED e con pali abilitanti Wi-Fi e videosorveglianza. Mi creda, non è nulla di straordinario, ma è semplicemente un impianto attuale che molte città d'Italia hanno peraltro adottato e installato e che ovviamente nel tempo andrebbe nettamente a ridurre i consumi a carico dell'amministrazione. Nient'altro da aggiungere, Presidente. Perfetto, chiarissima. Qualche intervento, qualche consigliere che devi parlare? No, Presidente, solo se... Prego, consigliere. No, solo volevo capire soltanto un passaggio. Ma è lo stesso problema che c'è nella villetta di via Cartagine? Mi sembra che sia lo stesso problema. No, nella villetta di via Cartagine c'era l'impianto. Ma invece questa villetta è totalmente sprovvista, non è stato mai installato l'impianto di illuminazione pubblica.
È possibile che questo impianto di via Cartagine ha bisogno nuovamente di essere reinstallato? Perché a quanto pare mi dicono che l'impianto questo vecchio sia totalmente finito, ci sono fili mangiati da topi e tutto quanto. Abbiamo Ma stiamo parlando di due cose diverse, consigliere Aiello. Va bene, chiarissimo. Qualcuno chiede di parlare? Se nessuno chiede di parlare, si voti per appello nominale. Presidente, mi sente? Sì, consigliere Losardo, prego. No, no, io diciamo ero pure diciamo interessato a ciò che ha detto il vicepresidente. Si potrebbe fare un emendamento a questa proposta di aggiungere nel contempo il ripristino dell'illuminazione della villetta di via Cartagine. Io penso che non sarebbe male, diciamo, tra virgolette, approfittare appunto di questa proposta. Secondo me non ha molto senso emendarla con questo emendamento. Presidente, posso? Consigliere Aiello, che ne pensi? Secondo me, dico, non ha molto senso emendare, cioè facendo riferimento a una villetta non c'entra proprio nulla. Tra l'altro c'è una mozione approvata proprio sulla villetta di via Cartagine dove si chiede il ripristino dell'intera villetta compreso l'illuminazione pubblica. Quindi secondo me non ha per niente senso, però. Allora. Siccome il consigliere Aiello aveva proposto una cosa del genere, insomma, io sì, ma credo l'ho colta al volo. Poi se il consigliere Aiello nonché vicepresidente, non so, vuol ritirare quello che ha detto, allora mi ritiro pure io. Ma se è pronto a presentare l'emendamento, io sono pronto ad aggiungermi eventualmente. No, no, grazie intanto al consigliere Sardo. No, non era, era più che altro un'informazione per capire se era lo stesso problema che c'era in via Cartagine. Poi ritengo che, secondo me, si può anche fare un emendamento, perché ritengo, dico, sempre di villetta si parla, sempre di pubblica illuminazione si parla, per cui a prescindere dalla mozione approvata forse sa quale anno, perché giustamente queste mozioni ce ne saranno, ma come ben sappiamo l'amministrazione delle nostre carte ne fa carta straccio, le tiene in considerazione, ne fa carta straccio, per cui se emendamento si deve fare, è chiaro che bisogna fare soltanto un emendamento che parla soltanto dell'impianto di illuminazione come prevista dalla lodevole iniziativa e proposta dalla mozione stessa dalla consigliera Di Gesù. Per cui se siamo d'accordo un emendamento sull'impianto di illuminazione di via Cartagine solo per l'impianto di illuminazione di via Cartagine ha un senso, altrimenti possiamo approvare la proposta così per com'è e poi presenteremo un'altra proposta per l'impianto di illuminazione. Come vuole lei, vicepresidente, non ci sono problemi. Rimanderemo. Presidente, tu che ne dici? Io penso che si possa presentare comunque un'altra proposta sulla villetta di via Cartagine, e questa la fa propria il consiglio e diventa una delibera approvata dal consiglio. Presidente, posso? Prego, consigliere Altadonna. Volevo dire anch'io la mia, sì, anch'io concordo sul fare, perché sembra se no che la villetta di via Cartagine la infiliamo perché ci sta venendo un'occasione. Invece dobbiamo anche sulla villetta di via Cartagine fare un percorso, perché non è una villetta di serie B, e siccome stiamo parlando di Villa Turrisi gliela infiliamo. Facciamo tutto un percorso su via Cartagine, questa lasciamola così per com'è, e oltre all'illuminazione io farei proprio un percorso di riqualificazione intera sulla villetta di via Cartagine, cioè presentare un atto deliberativo complessivo sulla villetta di via Cartagine. Grazie.
Io sono anche d'accordo, però volevo capire, secondo me, proprio per quello che dice il consigliere Alta Donna, così via, volevo capire quando e quando è stato fatto l'ultimo atto deliberativo in merito alla mozione di Via Cartagine, perché se non vado errato già c'è qualcosa sulla mozione di Via Cartagine, sia per l'illuminazione che sia per la riqualificazione della villa stesso. Se certo è un atto deliberativo che sono trascorsi anni, allora ha un senso poter riprendere nuovamente e riproporre un atto deliberativo nuovamente, sia per dare uno stimolo all'amministrazione e sia per capire davvero quale possa essere l'esigenza. Ma se è un atto deliberativo fatto mesi fa, è chiaro che già è stato fatto un atto deliberativo, non vorrei essere ripetitivo. Vabbè, sono giustamente, sono d'accordo col consigliere Aiello, verifichiamo con gli uffici quando sono stati gli ultimi atti, se è di poco tempo, di pochi mesi, eventualmente facciamo un sollecito agli uffici in riferimento alla delibera approvata, se sono passati anni facciamo un'altra mozione. Sono d'accordo con lei, consigliere Aiello. Io mi ricordo almeno 2 anni. Ti confermo, la mozione era la mia, quindi confermo, sono passati almeno 2 anni. E quindi rifaremo un'altra mozione. Va bene, questa quindi la mettiamo in votazione così com'è. Appello nominale sulla votazione. Presi. Favorevole. Aiello. Favorevole. Alta Donna. Favorevole. Cavaliere. Favorevole. Di Gesù. Favorevole. Figuccia. Favorevole. Losardo. Favorevole. Lucido. Favorevole. Palazzo. Favorevole. Stabile. Stabile assente. Un assente, 9 voti favorevoli. 9 presenti, 9 voti favorevoli, la mozione è approvata. Presidente, per ordine dei lavori. Prego, consigliere Altadonna. Chiedo in maniera organizzata, diciamo, il prelievo dei pareri che abbiamo da esprimere rispetto ai regolamenti, primo tra tutti quello sui cimiteri, grazie. Può specificare meglio che significa in maniera organizzata? Organizzata significa che siccome abbiamo diversi regolamenti al quale dare i pareri, organizziamoci su un elenco, un cronoprogramma per esprimere il nostro parere su questi regolamenti, ecco, in questo senso organizzato. Va bene, il problema è che dovrebbe consigliere Altadonna dovrebbe fare una richiesta più specifica, perché si devono associare due consiglieri, okay, alla sua proposta. Chiedo il prelievo del regolamento sui cimiteri. Ok, grazie. La ringrazio. Mi associo, presidente. Mi associo, presidente. Mi Come? Associo. Mi associo. Palazzo, qualche altro si associa? Io mi aggiungo. Losardo. Allora, su proposta del consigliere Altadonna si associa il consigliere Palazzo e il consigliere Losardo. Chiedo il prelievo del punto all'ordine del giorno sul parere dei cimiteri. Qualcuno è contrario? Qualcuno si astiene? Approvato il prelievo del parere sul cimiteri. Arriva. Allora. Allora, vediamo intanto qual è la nota da leggere.
È molto lungo, Palumberi. Sto cercando di vedere la nota da leggere, ecco qua, sono un attimo che qua ho le pagine. Ma non sembra. Perfetto. Sempre se ho indovinato cosa. Allora, qua. Allora, ok, dovrebbe iniziare qua modifica al regolamento cimiteri. Il dirigente ha rilevato che la città soffre da parecchi anni una grave situazione emergenziale determinata dall'esaurimento dei posti disponibili per sepoltura sia per inumazione che per tumulazione, che tale esaurimento è ulteriormente aggravato dal blocco della rotazione dei campi nei campi di inumazione in cui per parecchio tempo si è proceduto alla sepoltura di feretri con zinco che rallenta in maniera considerevole il processo di mineralizzazione delle salme e la conseguente esumazione per consentire le nuove sepolture. Considerato che la soluzione ottimale sarebbe la costruzione del nuovo cimitero che, per quanto avviata e giunta alla fase di affidamento della progettazione esecutiva, i tempi di realizzazione sono incompatibili con la grave situazione emergenziale che il cimitero vive in questi mesi. Considerato che anche l'operazione di collocamento loculi prefabbricati ha un iter e dei tempi di realizzazione relativamente lunghi che non consentono nell'immediato lo svuotamento in maniera significativa del deposito, considerato che la concessione amministrativa di aree e manufatte soggetta al regime del demanio pubblico e pertanto l'atto di concessione delle sepolture private determina in capo ai titolari un diritto d'uso che si affievolisce in ragione del primario interesse pubblico e che pertanto potrebbe essere soggetta a riduzioni anche temporali. Comunque, visto il decreto legislativo, visto il DPR, eccetera, eccetera, propone per i motivi espositivi in narrativa e che si intendono riportati ridurre il periodo di concessione delle nicchie e dei loculi prefabbricati e conseguentemente modificare l'articolo 77 del vigente regolamento come appreso descritto. Comma 1, le nicchie e loculi prefabbricati possono concedersi. Comma 2, invariato. Comma 3. La concessione delle nicchie, dei loculi e delle cellette di quell'articolo 76 ha la durata di 25 anni dalla data di tumulazione della salma. Comma 4 è riservato al concessionario e ai familiari di quest'ultimo qualora non sia più in vita, individuati dall'articolo 64, la possibilità di chiedere il rinnovo della concessione per altri 10 anni, dietro pagamento del 50% del prezzo di concessione in vigore alla data del rinnovo. In ogni caso l'amministrazione comunale ha la facoltà di respingere la richiesta qualora vi sia la necessità di reperire nuovi posti per le sepolture. Comma 5 e 6 invariati. All'articolo 85 aggiungere alla fine, dopo la lettura I, la lettera I, la revoca delle concessioni pavrine per un accertato sopravvenuto interesse pubblico che richiede che l'amministrazione rientri in possesso della sepoltura come individuata dall'articolo 69 e comunque non prima che siano trascorsi 25 anni dalla data della concessione. In questi casi, positivamente documentati, si procederà ai sensi degli articoli 124 e 125 del vigente regolamento. Nel caso di mancata mineralizzazione del feretro verrà riposto nel loculo senza costi aggiuntivi per i congiunti. Poi ci sono le varie firme. Il dirigente responsabile del settore risorse immobiliari e servizi cimiteri esprime in merito ai sensi dell'articolo degli effetti dell'articolo 12 della legge regionale 32.000 parere favorevole. Parere favorevole in ordine alla regola tecnica della protezione oggetto. Vabbè, questo è parere favorevole del dirigente. Poi il dirigente responsabile del settore risorse immobiliari, servizio cimitero, letta la superiore proposta e relativi contorni, oppone il proprio visto per condivisione del suddetto parere tecnico. Il sindaco, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi programmati dell'ente, ne propone l'adozione da parte del Consiglio Comunale. Il dirigente responsabile di ragioneria esprime in merito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale 32.000 parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. È finito, no, sono tutti pareri favorevoli ovviamente con la firma dei vari dirigenti responsabili. Abbiamo terminato. Quindi di fatto si chiede di modificare, cioè alla scadere dei 25, fissare il tetto a 25 anni previa pagamento per ulteriori altri 10.
Ho capito bene? Sì, dovrebbe essere così. Qualche articolo resta pure invariato. Perché ho avuto un passaggio dove sentivo male. Consiglieri, è chiara per tutti? Presidente, che data ha questo parere? Allora, vediamo, sì, vediamo qua le varie, intanto vediamo qua, perché c'è un sacco di note, bisogna capire quale sono, qual è quella da a fare capo. Allora abbiamo qua la proposta di deliberazione, ma non c'è nulla. Allora, questo non c'è nulla. Vediamo se riusciamo a vincere qualche data. Allora, c'è, io vedo qua una firma del 24 luglio. Ma a noi quando è arrivata, Palumberi? Mia, a noi è arrivata. Allora, aspetti, vediamo se c'è direttamente qua scritto nell'ordine del giorno, perché da qua non lo vedo. Allora, il numero è... Allora, intanto il numero 71, il punto. Ma da qua non si vince. Scusate, sono stata buttata fuori dal sistema. Non lo so, avete detto qualcosa? Ma sono cercando di trovare la data. La data di quando è arrivata a noi, perché l'ordine del giorno non è scritto. Sto cercando di capire se in qualche nota si può vedere la data. Ora già un bel po' di mesi. Quando è arrivato a noi? Io penso che almeno, almeno un 4 mesi fa. Ora vediamo qua. Allora, qua c'è la firma di Castellana, agosto. Mi dà la data di agosto. Quindi là siamo. Presidente, io non vorrei che già sia stato esitato in Consiglio Comunale questo parere. In fondo tutti i pareri che sono all'ordine del giorno, Presidente, hanno sono arrivati da noi parecchi mesi fa. Quindi, come dice la consigliera di Gesù, non potrebbe anche essere, potrebbero essere stati già votati in Consiglio Comunale. Non solo questo, ma anche gli altri. Scusate, avevo perso il collegamento. Dico, potrebbe essere stato già trattato in Consiglio Comunale questo argomento, eh? Sì, Presidente, se posso, per quanto mi riguarda personalmente, la mia intenzione nel trattare i regolamenti è quella comunque che io voglio fare sapere ai cittadini qual è la mia posizione, qual è il mio... No, pensiero rispetto ai problemi della città. Vabbè, consiglieri, come procediamo? Io sono allora per dare comunque dare parere, poi se è stato già dato, pazienza. A norma di regolamento vi informo che decorsi i tempi e se è già trattato in Consiglio Comunale, il parere per le circoscrizioni si intende dato. Quindi in teoria, se l'hanno trattato in Consiglio Comunale, poi si intende dato. Però se lo vogliamo trattare il nostro contributo, nessuno lo toglie il fatto che lo possiamo dare. Seguiamo il regolamento assolutamente, dico, l'ho detto in generale, nel senso non per questo regolamento specifico, ma per tutti. Io credo che sia doveroso che i cittadini sappiano sui vari argomenti noi cosa ne pensiamo, perché magari non interessa. Ma io sono per dare il parere comunque, diamo il parere comunque. Ok. Consiglieri, che facciamo? Qualcuno chiede di parlare? Presidente, mi pare che in Consiglio Comunale sia stato trattato, però non diciamo portato a termine, se non ricordo male. Si è andato in discussione, però non poi non l'hanno completato. Potremmo dare la possibilità agli uffici di informarsi in merito e poi noi continuare con l'eventuale espressione del parere. Dico, a prescindere diamo parere, ce ne freghiamo, consigliere Losardo. A prescindere diamo parere, almeno abbiamo fatto sapere comunque cosa ne pensiamo.
Mi senta, consigliere Cavaliere? Consigliere Losardo? Presidente, in questo momento è successo una decimazione. Siete diventati improvvisamente 5. Ah. Sì, sì, proprio il tempo volevo farlo, è uscito. Improvvisamente 5. Ma io non ho capito, oggi domani è convocato, io non mi ricordo. No, no, domani no, no, domani non è convocato. Non è convocato. E allora devo verificare il numero legale. Siamo 5, verifichiamo il numero legale prima di andare avanti, anche perché se devo votare l'atto devo capire se posso votarlo. Ok, un attimo che subito facciamo. E allora, tanto facciamo, prepariamo dove sono le 10:27, accendiamo questo, proseguiamo con l'appello. Teresi? Presente. Aiello? Presente. Altadonna? Presente. Cavaliere? Assente. Di Gesù? Presente. Scusate, purtroppo sono solo catapultato fuori. Che cosa stiamo votando? No, consigliere Losardo, stiamo facendo la verifica del numero legale perché all'improvviso eravate diventati 5, quindi stiamo proseguendo con l'appello. Perfetto. No. Di Gesù, no, presente. Sono stato. Figuccia? Assente. Losardo? Sì, presente. Lucido? Presente. Palazzo? Presente. Stabile? Assente. Sei presente, e quattro assenti. Non mi raffreccia! Presidente? Sì? Sei presente e quattro assenti. Sei presente, quindi siamo ancora in numero legale. Va bene. Allora, consiglieri, capiamo esattamente come dobbiamo procedere. Perché io sarei per dare il parere comunque. Mi sentite? Sì, presidente. Presidente, mi perdoni, lo sardo è uscito di nuovo, avrà problemi di connessione, siete di nuovo in 5. Mi dica lei. Sì, c'è Palazzo, lei, Altadonna e Di Gesù. Riverifichiamo il numero legale, per favore. Di nuovo. Un attimo che ripropongo di nuovo. Sono 10:30, di nuovo. Teresi? Presente. Aiel, è rientrato di nuovo il... E per questo faccio la verifica del numero legale, capiamo, andiamo avanti. Aiello? Assente. Altadonna? Presente. Cavaliere? È assente. Di Gesù? Presente. Figuccia? Assente. Losardo? Losardo? Io lo vedo ma non so il mio... Sei uscito. Assente. Lucido? Assente. Palazzo? Assente. Stabile? E assente. 7 assenti e 3 presenti? Addirittura 3. Va bene, sì. 3 presenti, la seduta non è in numero legale, è aggiornata fra un'ora. La seduta riapre fra un'ora. A dopo. Ci vediamo alle 11:31. 11:31, grazie. Sì.